Ciao a tutti, sono il maestro Pellegrini, grazie a Open Mountain, questa è la mia OM Live Session. E tu mi dici ci vedremo invecchiare. Io che ci resterà un po' dei tuoi animali inventati, delle ciabatte bucate e dei miei incontri di box. Lo sai che a volte sono troppo sincero e non so dirti se è vero. Con i tuoi timbri addosso ora ti riconosco, sei più nuda di me. E allora parlami dei miei capelli, di quelli bianchi che mi scoprirai, di me stesa dentro al tuo letto e delle volte che non ci sei. Cura la notte le mie cicatrici, non credo che le cucirai, ma se provi a guardarci dentro qualcosa ci troverai. E dimmi che non tremavi mentre quel tetto cadeva giù, tu più piccola di quelle scale davvero non ci pensi più. E corri, corri veloce, che poi quel treno lo raggiungerai. Un giorno sarai cresciuta, sarà la vita che non hai. Nai na 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 na, nai na na na, nai na na na, nai na 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 na, nai na na na, nai na 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 na, nai na 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 na. Se la tua mano per calmarmi non ci basterà, mi chiederai dove ho nascosto le mie verità. Se la mia mano per calmare te non ci sarà, ti chiederanno quanto costa la felicità. Se la tua mano per calmarmi non ci basterà, mi chiederai dove ho nascosto le mie verità. Se la mia mano per calmare te non ci sarà, ti chiederanno quanto costa la felicità. Sei più nuda di me, sei più nuda di me, sei più nuda di me, sarai più nuda di te. Sei più nuda di me, sei più nuda di me, sei più nuda di me, sarai più nuda di te. E se davvero ci vedremo invecchiare, ti immagini tu seduta al camino, io sospeso nel cielo, dipinto di blu. Allora, sicuramente in box c'è la volontà di fotografare un momento particolarmente felice della mia vita, durante il quale ho iniziato una relazione con una ragazza e mi sono innamorato per un'altra volta a 35 anni, anche se pensavo che questo potesse anche non succedere per un altro bel po' di tempo. E invece, come sempre, appunto, ci sono cose che non dipendono da noi e anche l'amore e l'innamoramento a volte non dipende del tutto da noi. Questa ragazza ha 13 anni meno di me. Ce lo siamo detti dopo qualche giorno, nel senso, o almeno il giorno dopo, la prima volta che ci siamo visti. A quel punto mi è venuto spontaneo riflettere sul fatto che anche se questa relazione avesse continuato ad essere così bella e fortemente intensa come è stato nei primi mesi quando ho scritto il brano, sicuramente ci sarebbe stato un problema anche anagrafico per il quale a un certo punto io me ne sarei andato prima di lei. Purtroppo l'ottimismo
in questo punto della canzone decade, quando io dico alla fine tu seduto al camino, io sospeso nel cielo, l'immagine è proprio questa immagine di io che l'abbandono in questo mondo, perché probabilmente già le donne campano più degli uomini. Se in più è anche 13 anni di più, probabilmente prima o poi la lascerai da sola. Però vabbè, comunque, per adesso la relazione continua e siamo felici di aver fotografato quel momento in quella casa, che è la casa del video, è anche la casa dove io ho vissuto per 2 anni e mezzo, è una casa di Paolo Virzì a Livorno, un posto incredibile dove ho scritto tutto il disco tra il 2017 e il 2019. Ecco, un po' questo. Abbiamo scelto appunto di far uscire Box come primo contenuto, anche perché era la prima canzone che avevo scritto dell'album e la prima che avevamo prodotto. Infatti, come sentirete, anche la produzione è un po' diversa da quelle successive, dove poi abbiamo aggiustato il tiro e ci siamo un po' infognati su delle ritmiche, dei beat un po' più americani e meno nazional popolare, diciamo, come invece secondo me è un po' più il caso di Box. Ho spento la luce per poterti guardare, che se all'amore ormai nessuno ci crede, neanche io me lo so spiegare. Così provi a volerti bene, che di innamorarti ti vergogni un po'. Ho fatto un sogno strano, ma non te lo dirò. Tu che hai bisogno di perdere e di restare con i tuoi nei, dici che la verità sta nelle carte, ma io le carte non me le scelgo mai. Così provo a volermi bene, che di innamorarmi mi vergogno un po'. Tu che sola non sai stare, e io che un giorno forse troverò. Faremo troppi dischi per campare fino a 100 anni, tu con i tuoi sguardi tristi, io con le rughe, troppi sbagli, di troppi anni distanti, ci cambieremo il nome per nasconderci un po'. Tu che in moto vai veloce, ma scambi ancora Livorno per New York. Io che solo non so stare, e forse un giorno, forse, te lo racconterò. Ed ho ancora paura di me, anche con le camicie nuove, ma tu lasciami andare. Lasciati andare, ed hai ancora paura di te, paura di te, paura di te. Ma quando fuori piove, dimmi che vuoi scappare. Faremo troppi dischi per campare fino a 100 anni, tu con i tuoi sguardi tristi, io con le rughe, troppi sbagli, di troppi anni distanti, ci cambieremo il nome per nasconderci un po'. Tu che in moto vai veloce, me lo ricorderò.
che solo non so stare. O forse un giorno, forse, ti sorriderò. Cent'anni invece è l'ultimo brano che ho scritto della tracklist del disco e è un brano che ho scritto alla fine della scorsa estate in un momento in cui me ne stavo andando da Livorno. Andandomene da Livorno per andare a vivere a Padova ho riflettuto su questa dimensione del distacco, ma più che dalla città, dalle persone con le quali ho vissuto quella città. Le persone con le quali negli ultimi anni ho vissuto, negli ultimi 10 anni ho vissuto la mia città, sono quelle che condividono la mia scelta di vita, il mio modo di vivere la vita quotidiana, quindi anche gli orari stessi, perché chi fa musica vive un po' in una realtà diversa, vive molto la notte, ma non solo perché ha il piacere come tutti noi di convivere, di fare una convivialità notturna, ma perché proprio il nostro lavoro ha bisogno di una dimensione di silenzio, di più di isolamento, e la notte di riflessione. Sicuramente le ore notturne sono quelle più adatte. Allora mi sono scelto delle persone con cui condividere questa strada e queste persone erano altri musicisti, tra i quali Andrea Pino, che è anche la persona che ho scelto per il feat. E questa canzone parla proprio di quello che, su cui noi abbiamo riflettuto continuamente e sulla paura anche che le nostre scelte di vita poi ci portassero a far sì che questa fosse un po' più breve del normale, perché comunque fare musica, almeno per come la intendiamo noi, innanzitutto è veramente darsi al 100 per 1000 e scavarsi dentro e anche logorarsi a volte finché non si ottiene quello che si vuole, e questo forse in tutti i campi ti fa invecchiare, no? Come si diceva prima, prendersi le responsabilità fa invecchiare, ma anche forse conoscersi e guardare dentro le proprie paure fa maturare in qualche modo. E questa frase era una frase che mi ero segnato a parte, poi ho inserito nel brano perché diciamo che sanciva un po' proprio la sintesi del significato e dei contenuti che ci sono. Faremo troppi dischi per campare fino a 100 anni. Quando poi ha scelto di cantarla anche Giorgio Canali, sono rimasto ancora più soddisfatto, perché secondo me lui è la persona più adatta, che si può permettere di più questa frase, che può anche essere letta al contrario. Forse invece faremo proprio talmente tanti dischi che camperemo fino a 100 anni. C'è anche un risvolto positivo, un po' così fatalista, però anche appunto ironico, e Giorgio forse ci seppellirà tutti, nonostante abbia veramente fatto tantissima musica e sia sicuramente portatore di un'esperienza importantissima. E c'è il tema della solitudine, quindi della notte, ma anche della solitudine, della riflessione che scaturisce appunto dal contatto con se stessi, che nasce dai momenti di solitudine, e sicuramente Andrea mi ha insegnato anche questo. Questi sono quelli con la macchina parcheggiata sempre più in là. I musicisti si sono sbagliati, ma poi qualcuno li ritroverà. E i musicisti sono immaginari, ti volti e non ci sono più.
tanti di loro mica sono normali. Non ti fidar di chi ha le scarpe blu. E i musicisti parlano di morte come si parla di sport al bar. I musicisti sono come i cani nel giardino di chi è senza età. E i musicisti sono i carbonari, ma cantano sempre solo alla TV. I musicisti amano così tanto che alla fine tu non li ami più. Ma tu non ci pensi mai a queste facce distrutte che poi una sola ci dona su questa strada in salita. E sì che lo sai che se restiamo a parlare finiscono i guai, almeno fino a domani. E tu che non sbagli mai, adesso cosa vuoi bere? Tardi lo sai, cosa pretendi di fare? Ma tu qualcosa ce l'hai, e se cominci a cantare poi non smetti mai, così ti va di restare qui in mezzo ai tuoi guai, dove riesci a rischiare. Ti piace, lo sai, scrivere, scrivere, scrivere. Ridere, 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 come se fosse semplice, 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 vivere. Così. Così. Così, 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 così. Vivere così. Na 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 na. Così. Musicisti sono tanti, tutti alti dai tre quarti in su. Si chiamano senza parlarsi, poi con la luce non li vedi più. Ti scrivono in un pomeriggio per quel gusto di vederti nascere come fosse una canzone. Io la registro e tu portami con te. Allora, io provengo da una famiglia di musicisti. Mio padre ha scelto di fare la musica la sua professione quando io avevo circa 4 anni e mia sorella era appena nata. Lui lavorava per un'agenzia di spedizioni, però quando poi mia madre riuscì ad avere un lavoro più sicuro, decisero di lasciare più libero lui, perché la sua anima era proprio quella dell'artista. E quindi si sentiva veramente costretto a fare qualsiasi altro tipo di lavoro. Questa passione è stata trasmessa a me e a mia sorella, che appunto abbiamo scelto di fare della musica la nostra vita. Però per lei è stato un po' più lineare il percorso, infatti poi si è diplomata in canto jazz e ha sempre sposato un po' la causa di mio padre. Invece io, un po' perché forse per una serie di risvolti psicanalitici rapporti tra padre e figlio, ma anche per un conflitto adolescenziale, ho sempre scelto di tenere una strada mia. E ho sempre iniziato strumenti fino ai 20 anni a studiare degli strumenti e poi puntualmente li lasciavo.
e l'unico percorso che invece continuava era quello mio con la chitarra, che paradossalmente è lo strumento che ho studiato di meno, perché era comunque lo strumento con cui mi esprimevo col mio linguaggio, che era completamente diverso da quello della mia famiglia. Infatti non condividevo niente con loro, avevo le mie band, la mia strada, che erano i Walrus, prima alle superiori, poi Criminal Jokers, e poi è diventato il mio lavoro come turnista con Nada e poi con gli Zen. Quando ho iniziato a lavorare con la musica mi sono reso conto che avevo tanto tempo libero, soprattutto la mattina, avevo un sacco di tempo libero. Io all'epoca mi alzavo ancora presto, ormai come tutti i vecchi invece non, che vivono la notte, non mi alzo manco più tanto presto. Però all'epoca avevo le mattinate intere, a 23 anni avevo un sacco di tempo e di energie. E mi era rimasta la voglia di studiare uno strumento a fiato, perché avevo iniziato il sassofono da piccolo, mi ero trovato malissimo con l'insegnante. E poi il sassofono voleva dire comunque riavvicinarmi a mio padre, in quel momento non volevo, probabilmente per questi due motivi lo lasciai. E allora verso i 22-23 anni scoprì il fagotto, che è uno strumento molto antico e molto particolare, che però ha delle capacità tecniche importanti, uno strumento solista anche se si conosce poco. E a Livorno c'è un insegnante incredibile che si chiama Paolo Carlini, col quale mi sono trovato benissimo, e finalmente ho studiato per 8 anni di fila lo stesso strumento. Che cosa mi abbia dato poi in ambito artistico l'ho capito quando ho scritto il mio disco, che non l'ho scritto col fagotto ma l'ho scritto col pianoforte, che è un altro strumento che ho studiato poco. Forse proprio perché lo avevo studiato poco, invece mi ha aiutato a trovare un po' la mia strada e la mia cifra artistica, che sicuramente in parte è anche influenzata, se vuoi, un po' da delle conoscenze. Poi io non è che ho studiato composizione, però un minimo di conoscenze su quell'argomento ce le ho. Che sia meglio o peggio io non lo so, e nessuno lo sa, perché nascono talenti incredibili. Che poi comunque in qualche modo devono imparare a suonare, perché un po' si deve imparare, però con pochissimo riescono a fare cose incredibili. Altri studiano tantissimo e paradossalmente perdono quella spontaneità. Sì, succede, i conservatori sono proprio la terra di queste esperienze. Credo che l'80% dei musicisti che si diplomano smettano di fare il musicista dopo che si sono diplomati. E ci sono delle nicchie anche lì. Per esempio il mio maestro Paolo Carlini, pur suonando classica, è una persona che ha una passione talmente forte per la musica che riesce a andare al di là del lato accademico e quindi a far poi parlare lo strumento in un modo che va al di là dello studio. Ecco, sicuramente si dice prendi l'arte e mettila da parte, e è un po' questo il caso, ecco. Poi, non lo so, per me sapere cosa sto facendo mi aiuta. E mi aiuta anche non conoscere tutto, perché poi scopro delle cose, gli do un nome perché so che nome dargli, però le ho scoperte e quindi per me sono nuove e mi piacciono di più. Questo sicuramente, se conoscessi tutto probabilmente mi annoierei a morte. Siamo noi che non ci accontentiamo mai, anche se tutto sembra impossibile, che poi se non ti chiamo lo sai, è per capire se per me sei indispensabile da qui. Mi sento bene, tu sì. E continuiamo a vivere come luci all'imbrunire di fronte a questo mare che piano sale su. E allora corri più veloce dentro a questa notte dove
può cambiare, sì, ma tu resti sempre tu. Col trucco sugli occhi e io col fumo negli occhi. Facciamo tardi la notte per crederci più grandi, come il silenzio nei boschi, saltiamo gli spazi per non sentirci soli, ci ritroviamo un po', cantiamo sui palchi in stile rock and roll. Siamo le stelle che accendiamo col buio, abbiamo gli occhi che ci bruciano un po', come gatti non ci lasciamo prendere, tanto da scrivere, poco da perdere, ma continuiamo a vivere come luci all'imbrunire di fronte a questo mare che piano sale su. A questa notte dove tutto può cambiare, sì, ma tu resti sempre tu. E continuiamo a credere che tutto può finire come le mille lire che non ricordi più. E provi un poco a fingere di fronte a quell'immagine che non lo puoi nascondere, un po' ti butta giù. Col trucco sugli occhi e io col fumo negli occhi. Il disco è stato prodotto da me e Andrea Facchetti al 360 Music Factory di studio di Livorno. Andrea è il ragazzo che ha collaborato anche nei due lavori, nei due ultimi lavori degli Zen Circus, e insieme è stato proprio lui anche a stimolarmi su questo lavoro solista e a farmi capire che era una tappa veramente importante per me. Forse per non invecchiare non mi sarei mai assunto questa responsabilità senza di lui e senza i suoi stimoli. E anche la disponibilità che ha dato. Conta che adesso sono già usciti due brani e si comincia a capire un po' il tipo di produzione e la mole di lavoro che c'è stato dietro. Però oltre a questo è un disco che è stato lavorato in due anni, quindi ci sono state veramente tante tante ore di lavoro e tanti musicisti che hanno partecipato. Mi piace dire qualche nome perché il vostro, insomma, Open Mountain è un format, è una realtà toscana, peraltro proprio anche della provincia di Livorno, e tutti i musicisti che hanno suonato sono livornesi, quindi mi sembra giusto nominarli. Simone Padovani ha suonato le batterie e le percussioni, Beppe Scardino il sax baritono, Filippo Ceccarini la tromba, Elisabetta Casapieri il violoncello, e poi io e Andrea Pacchetti abbiamo suonato i bassi, ma anche Fabrizio Balest ha suonato e ha registrato delle take di basso. E poi io ho suonato qualche pianoforte, qualche chitarra, ovviamente tutte le voci, e qualche coro. Andrea Pacchetti ha curato l'elettronica, Fabrizio Pagni, che è il tastrista degli Zen Circus, ha anche lui inciso dei piani Rhodes e delle tastiere, e spero di non dimenticarmi nessuno. Comunque, insomma, ho anche apprezzato molto la disponibilità che c'è stata da parte loro. Sono tutti musicisti professionisti e si sono veramente resi molto disponibili, peraltro su un progetto che non aveva nessun tipo di produzione esecutiva, quindi era tutto a spese nostre e quindi molto indipendente come cosa,
e quindi insomma loro hanno dato il loro tempo per una causa che credevano giusta e mi ha fatto molto piacere. Ovviamente ha suonato anche mio padre qualche pianoforte, ha suonato, e mia sorella Chiara Pellegrini ha fatto dei cori su un brano che ho dedicato a lei che si chiama Inattaccabile. Il lavoro è stato difficile per me perché ovviamente ho registrato già in qualche disco, avevo già registrato in qualche disco, però sempre da strumentista o comunque da arrangiatore, mai da produttore. In più, produrre la propria musica è ancora più difficile e sicuramente all'inizio abbiamo impiegato tanto tempo per capire la direzione. Anche per questo dico che Box ha una produzione un po' diversa, che mi piace comunque, anzi mi piace, ma è proprio diversa, mentre invece la maggior parte dei brani hanno un mood, soprattutto un groove, che poi abbiamo scoperto dopo che ci piaceva molto. È tutto molto swingato, molto, a volte proprio anche non a metronomo, molto indietro, e ci siamo poi appunto flippati su questa cosa e il disco poi, come sentirete, ha un po' questo mood, un po' dell'hip hop americano, un po' underground paradossalmente. E ecco, sono molto contento del lavoro e sicuramente non sarei uscito dallo studio finché non mi sarei sentito soddisfatto appieno, quindi Andrea Pacchetti è stato veramente molto paziente. Ovviamente il disco poi doveva uscire l'8 maggio, i tempi si sono allungati ancora per l'emergenza sanitaria. Allora poi con Black Candy Produzioni, che è l'etichetta che poi è subentrata come produzione esecutiva, abbiamo deciso di creare una piccola anticipazione ulteriore con 4 brani che usciranno il 7 luglio. Quindi ci saranno 7 brani, il disco avrà il titolo Fragile, quindi i primi 4 brani rientreranno in Fragile volume 1 e poi il volume 2 uscirà a settembre e un mese dopo andremo, queste sono 2 uscite digitali, e poi andremo nei negozi, quindi l'uscita in distribuzione ufficiale col disco intero da ottobre. Da ottobre ci sarà anche un tour con la band che, per far sì di riprodurre gli arrangiamenti del disco e non quelli che ho portato con mio padre in duo fino adesso, che erano invece la versione più, diciamo, embrionale e acustica. Grazie ai ragazzi di Open Mountain che hanno permesso questa session dal vivo, è stata un'esperienza davvero bella. Seguite anche gli altri live, ci sono altri artisti che hanno partecipato sui canali Facebook, YouTube e Instagram dell'associazione. Ciao a tutti!